va a scelta la velocità e dove? Si fa un misto su questi due, poi c'è il vibrato francese che è un vibrato di spazio, per intendersi, perché sono delle interruzioni che si fanno chiudendo e aprendo le corde vocali. Ma le altre cose che tornano considerate appunto le dinamiche, i volumi, ma soprattutto c'è l'interpretazione musicale e l'interpretazione letterale. Sono due cose separate, si parla sempre di cose ma non si sa mai di cosa si parla. Questo è il problema, l'interpretazione. Interpreti bene, e chi l'ha detto? Punto di domanda. Perché uno dica, interpreta bene, vediamo. Era giusta la dinamica, il volume giusto, il vibrato al momento giusto, quando c'era l'accordo, così c'era questa sensazione, e questo ne dà un altro, e questo ne dà un altro, era la dinamica giusta, stava interpretando musicalmente giusto. La parola pronunciata nel modo corretto è arrivata, l'ho capita, l'ho sentita, il timbro era quello adatto per dire amore, 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 lo stava dicendo come. Questo non è così semplice cantare, quindi è come, vi faccio un esempio, la stessa frase, prima vi faccio sentire i vibrati diversi, lo metto nello stesso punto e non faccio che la canto dritta, per voi lo faccio capire, cioè senza dinamica, senza cambiamenti di volume, ma cambio solo il vibrato. Oh, questo è il vibrato di modulazione. Il vibrato di intensità. Oh, vibrato di spezzatura. Oh, ci insegna che bisogna avere una voce cristallina, pulita,
con determinate frequenze, quindi determinate armoniche, si sviluppa anche nella copertura dei suoni per poter creare qualcosa di esteticamente molto bello, partendo dall'idea che delle fondamenta della musica è arte eccelsa, qualcosa di artistico veramente bello e bello creativo. Nella musica moderna no, perché ci sono tante voci che possono sembrare bruttissime, poi alla fine, a livello qualitativo iniziale, poi alla fine diventano caratteristiche. E quindi bisogna anche considerare tipo, che ne so, Barry White, che per poteva sembrare un cantante disastroso. Perché hai fatto così? Così che sono tutta la voce. Quindi ci sono un sacco di cantanti che magari hanno. Qualcuno ha detto Bob Dylan. Bob Dylan non è un cantante. Un cantatore. Quindi pian piano c'è. E poi, al di là della qualità quindi del timbro, e delle particolarità del timbro, dobbiamo ricordarci che il cantante non è come ovviamente dei suoni che portano delle note a semplicemente, come dicevo, canto fisiologico. Il cantautore è una cosa, in Italia, all'estero già un'altra. Però qua diciamo che c'è la licenza di poter non cantare bene. Bob Dylan era un periodo storico politico, quindi bisogna sempre considerare tutte queste cose. Oggi uno come Bob Dylan è come paragonabile, per intenderci, alla qualità, no? Musicale, di vocale di Vasco Rossi. Ma no, ma magari. Ma c'è Guccini, anche Guccini. Guccini, ad esempio, fa parte del cantautorato italiano, però non è un cantante. Il cantante è qualcuno che usa la voce come uno strumento musicale. Sai che gli stai dietro le balle a quello. Che canta col naso, che cos'è? Ramazzotti che usa il naso anziché la bocca. No, non usa il naso. Guarda che è difficile, è una voce nasale. Siamo ragazzi di oggi, ma è difficile cantare per il naso. No, in realtà non è usa. Fortunatamente è rimasto uno. Cosa? A cantare con Ramazzotti, intendo, come scrive. Ma non è unico, nel senso che nel mondo ce ne sono tanti che cantano così, nel mondo ce ne sono tanti, guarda, lo posso garantire, perché uno dei più grandi suoi ispiratori era Jarreau, quindi lui, se lei sente Jarreau si renderà conto di molte cose. Ma cosa, Jarreau non è un cantante popolare come lui, no? Ma lui non è un cantante. Jarreau è più, sì, vabbè, che cos'è? Signora, se vuole fare polemica la facciamo. Grazie, guarda. Lui, incoraggiato, la grazia di Michele. No, non posso dire, no, intendo dire, signora, io non so cosa fa lei, se mi dice cosa fa, lei è nel senso. Ok, allora, popolare, musica, benissimo, allora, musica popolare, deriva da popular music. La musica pop, oggi come oggi, è usata per un significato sbagliato, mi scusi se glielo dico, quindi non vuol dire niente. Eros Ramazzotti non è un cantante popolare, Eros Ramazzotti è un cantante moderno, che fa musica pop moderna e musica British pop italiana, considerata così, perché c'è anche questa nuova idea del British pop. Quindi questo è. Poi addirittura delle influenze blues, no, ne dico poi addirittura delle influenze blues, ma Eros, non possiamo dire che Eros non è uno che ha studiato un po' di musica, ha studiato un po' di canto, è un cantante che se la può cavare, ma è come dire, quello che voglio farle capire, definire cantante qualcuno, è come definire pianista uno che strimpella un po' così a livello di gioco il pianoforte. Non è un pianista, capisci? Un pianista è un pianista, qualcuno che ha studiato per essere un concertista. Un cantante è colui che usa lo strumento voce come uno strumento tecnicamente preparato per poter essere un artista cantante. I cantanti quindi si differenziano da questi, i cantautori sono un'altra cosa. Quindi vuol dire che sono qualcuno che si cimenta a cantare le proprie canzoni. E in un periodo storico come gli anni 70 e gli anni 80 c'era questa moda che arrivava un po' dagli Stati Uniti e un po' anche noi italiani ne abbiamo subito approfittato per qualcosa di scopo sociopolitico. Ma Bob Dylan non si reputa un cantante, per fortuna, lui stesso lo dice per fortuna, perché sennò sarebbe una cosa poco corretta. Esistono anche tutt'altro tipo di cantautori che non vengono mai menzionati come tali. Stevie Wonder è un cantautore. Allora mi domando, perché Stevie Wonder deve cantare in quel modo, James Morrison deve cantare in quel modo, Lionel Richie deve cantare in quel modo, Alicia Keys deve cantare in quel modo, e posso fare 2000,
Inteso? E noi dobbiamo sempre rapportarci al cantautorato pensando a Cucini, perché allora io penso magari a Baglioni, che tra i cantanti di oggi forse è uno di quelli che canta un po' meno. Ma noi stiamo parlando di canto, signora, come dire, uno che recita, che fa recitazioni in un campo giochi, e uno che fa recitazioni in teatro, è la stessa cosa. Capisce? Se fa recitazioni, è un attore.